Salve a tutti. Allora, oggi vediamo come fare un pickup precision riproducendo un modello del 66, che è questo. Siccome il cliente ha solo questa parte, bisogna fare l'altra metà del pickup, bisogna realizzarlo filologicamente, cioè mantenendo i materiali più simili possibili. Quindi partiamo da una base in fibra vulcanizzata grigia, dei magneti della stessa altezza e dello stesso diametro, 4,7 mm il diametro, 12 mm e 50 l'altezza, e andiamo a costruire la struttura per poi avvolgere il filo capillare. Nella basetta ci sono già inseriti gli occhielli, no? Per la saldatura del filo capillare. Se non fossero inseriti, tipo questa, si prendono gli occhielli, si inseriscono con una punta, poi si dà una botta, si allargano e si inchiodano dentro. Comunque, infiliamo i magneti, che non sono magnetizzati, per il momento. Non sono, vedete, che non si attraggono. Non si attraggono. Io normalmente con un alisatore do un colpettino al foro, leggerissimo, di invito, perché le basi sono tagliate al laser, però hanno sempre un po' di diversità tra il reale, la quota reale e quella effettiva. Vediamo. Appuntiamo. Lo guidiamo. Il martello con una punta a gomma lo inseriamo. Così. Ancora un po', devono uscire leggermente dietro. Devono sentirsi in rilievo come sono gli originali. Gli originali sono leggermente in rilievo. Questo è un magnete armico 5. Lo stesso facciamo con il top del pickup, una leggera alisatura. E vediamo di farlo combaciare. Cosa non sempre facile, le misure sono proprio veramente precise. E qui non abbiamo inviti o smussi, sono proprio road, cioè grezzi spigolosi. Proviamo a puntarle leggermente. Dobbiamo anche spostarli poi. Spostarli. Si prende un pochettino di legno per non segnare il top. Magari si mette il top girato, quindi fuori dalla stessa parte, guardando l'origine. Ok.
guardando l'origine. Così. Leggermente spostato, va spinto un attimino, senza esagerare, così, ecco. Qui ci siamo. Qui ci siamo. Lavoro che va fatto meticolosamente, eh. Pressione, leva. Al centro un po', qui va bene, qui va bene, qui va bene, un po' qua. Ok, qui va bene. Ora, come vedete, scorre 6,7 circa. Questa è una base pronta per essere isolata, laccata.